Lunedì 5 giugno alle officine Corsare di Torino si è tenuto il sorteggio dei gironi dell'undicesima edizione di Balloon Mondial, che comincerà sabato 10 presso gli impianti sportivi del Parco della Colletta. Beh, le stazioni di gironi sono un momento particolarissimo di Balloon Mondial, si respira un po' di tensione perché le squadre dopo un po' si iniziano a conoscere e anche tanta curiosità ogni volta che ci sono le squadre nuove. Finita la stazione, tutti coloro che giocavano contro il Benin, che è una squadra nuova, sono venuti a chiedermi: ma è forte il Benin? Ma l'hai mai visto giocare? Ma dobbiamo aver paura. La Guinea-Bissau è un'altra squadra nuova, anche in questo caso le squadre sono venute a chiedermi se conosciamo questa squadra, e poi la squadra di Terremondo, che è la squadra vincitrice di Football Communities, che alcune squadre però hanno già visto giocare perché gli osservatori erano venuti a cercare un po' i ragazzi, un po' così la comunità, e quindi siamo riusciti a vedere un po' la forza di Terremondo. Come sempre, l'evento è stato contraddistinto dall'entusiasmo e la partecipazione dei rappresentanti delle diverse nazionali, che hanno assistito al sorteggio e commentato così il loro collocamento nel tabellone. Siamo stati in girone C, tutte squadre asiatiche, abbiamo Cina, Pakistan e Afghanistan. E vediamo queste sfide di quest'anno, magari dopo passaggio a turno possiamo giocare con le squadre ancora più forti. Siamo contenti per il numero di squadre che ci siamo. Vediamo come andrà. Possiamo competere nel nostro girone, sì, però tipo qua girone è un po' impossibile, ci fa paura in anticipo. Siamo con Congo, Burkina Faso, Bolivia. Un po' forte, ma dai, possiamo vincere. Meglio dell'anno scorso, che l'anno scorso abbiamo cercato delle squadre che erano fortissime, però quest'anno abbiamo più possibilità di qualificarci almeno, e ci proviamo. I valori e la missione di Balloon Mondial sono stati sottolineati anche da Nando Dapice, in rappresentanza della circoscrizione 7 della città di Torino che ospiterà il torneo. Il valore dello sport, io credo che il valore dello sport è unico, è amicizia, integrazione e rispetto al Balloon Mondial, che io ho visto che in questi anni che ci sono tutti, c'è un altro valore che è essenziale, che unire tutte queste culture e scoprire le culture di tutto il mondo, è compresa la nostra. La circoscrizione 7 è onorata di avere questo torneo mondiale, e tutti noi dobbiamo essere contenti e dobbiamo fare in modo di farlo conoscere sempre di più. E da sabato tutti in campo per un mese di sport e integrazione, con una golosa novità. Sì, ci siamo quasi, i palloni ci sono, oggi abbiamo chiesto al comune tavole e sedie che ci arriveranno, quindi per dare ospitalità anche al Food Mondial, che quest'anno avrà una grande novità: oltre ad ospitare il cibo marocchino, anche se la squadra marocchina non parteciperà a Balloon Mondial, avremo anche gli arancini. È una novità, ma ci siamo resi conto che il riso è un cibo tipico di tante comunità, e quindi è un momento di paragone